Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del terzo video del weekend sulle giovanili, l'ultimo per questo weekend. E niente, è stata una giornata direi trionfale per l'Under 3, per l'Under 15, per l'Under 16 e per l'Under 17 che si giocavano le partite dei quarti di finale scudetto. Per l'Under 16 e per l'Under 17 erano partite d'andata, per l'Under 15 invece era il ritorno e non poteva assolutamente fallire nulla. Cominciamo a dire che il primo risultato che è stato, il primo passaggio del turno, diciamo sicuro, è quello dell'Under 15, che batte 2-0 con doppietta di Bonetti il Milan a Vinovo e passa così alle semifinali nazionali contro il Napoli. Grande prova di Bianconeri che avevano perso 3-1 a Milanello ed era una partita non così scontata da ribaltare. Il Milan è un'ottima squadra Under 15, questo secondo me è un risultato eccezionale per gli Under 15. Quindi complimenti ai ragazzi perché questa non era assolutamente una partita facile. Non era facile neanche la partita dell'Under 17, più agevole quella dell'Under 16 che a Novarello ha travolto 4-0 il Novara. Le reti di Abou, due volte Poppa e Tonja servono alla Juve, insomma, per blindare quasi sicuramente il passaggio del turno, anche qua alle semifinali. Da segnalare che l'Under 16 l'anno scorso era Under 15 e vinse il campionato di categoria, quindi sicuramente una squadra molto valida. L'Under 17 invece è andata a giocare al Centro Suning di Milano ed è andata a vincere 4-2 in trasferta. Le reti di Pinelli, di Francesco Ramadan e Leone portano veramente un filotto bianconero. Tre vittorie su tre, molto importante per la Juventus questa tripletta. Sarà da blindare nelle semifinali, nei quarti di finale di ritorno queste semifinali e poi le semifinali a quel punto lì ce le giocheremo. Ma sarebbe bello, sarebbe un sogno trovare primavera femminile, under 15, under 16, under 17 alle semifinali. Chissà, staremo a vedere. Io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!